Bentrovati a tutti e a tutti, ritorniamo all'aperto con l'amico Angelo, siamo sul lungomare, no, forse è meglio dire lungo lago di Suna, non ci allarghiamo, però è con gioia che in questa giornata di sole ritorniamo là dove abbiamo fatto tante puntate. E quindi benvenuto Angelo, e credo che possiamo andare subito al sodo perché il tempo è avaro. Abbiamo motivi per salutare le persone, poi ricorderemo alla fine anche la giornata dei poveri di domenica, altre cose, ma andiamo su una novità. Le persone a casa magari adesso questo tempo dice ma tutto pesante, faticoso, le bollette, la guerra eccetera, quando c'è qualche novità si apre il cuore e tu una novità ce l'hai da raccontarci, anzi da leggere, giusto? Sì, in questi giorni, in questo weekend sarà disponibile un piccolo libro che ho preparato, che ho scritto, come sempre molto semplice, con uno stile narrativo, con uno stile che racconta e che ha come un titolo particolare Incontri nella terra di Canaan e parla di 10 incontri avvenuti in quella lontana terra che amo chiamare Canaan e se vuoi ti spiego anche il perché. Allora ti faccio una domanda, ma perché hai scritto e hai fatto questi incontri? Perché Canaan, vedi, oggi qualcuno chiama quella terra Israele, qualcuno la chiama Palestina, fra di loro non la chiamano in nessun modo se non quello che ritengono giusto, ma tanti anni fa le radici di quella terra era Canaan e io spero che un giorno torni a chiamarsi Canaan, perché vuol dire che oltre ad aver fatto strategie di guerra avranno iniziato a fare percorsi seri di pace e di convivenza reciproca. Sì, io guardo qui all'indice, ci sono varie persone, Maria di Nazareth, il buon samaritano, la suocera di Pietro, la donna adultera, Pilato, Maria Maddalena, Giuda, gli asini, che incontri sono? Cosa ci consigli? E poi ogni capitolo ha un disegno. Sì, è più che un disegno, è un'opera che ha fatto Simone, che fa di lavoro questo, il disegnatore in maniera speciale, un animatore 3D, perché sennò limitiamo il suo ruolo, ha collaborato anche con un importante cartone animato che uscirà a breve. Ma questi incontri hanno questo semplice scopo. Buongiorno. È come se fossi approdato in quella terra e mi fossi imbattuto in qualche personaggio, in qualche personaggio particolare del Vangelo e abbia intrapreso con lui un racconto, un dialogo, un incontro o anche solo una conversazione immaginaria. Quindi sono tutti personaggi raccontati con questo stile, a partire da Maria di Nazareth, gli sposi di Cana e compresi anche degli animali, perché c'è un capitolo dedicato alla pecora smarrita, che forse è quello a cui sono più affezionato e anche perché è un po' autobiografico, e quello sugli asini, che invece spero non sia autobiografico come termine ma come metodo, come aspetto fondamentale di che cosa significano gli asini. Sì, io sto intanto guardando perché l'ho avuto in mano anch'io poco prima di iniziare la nostra registrazione, sono una settantina di pagine, sì, è molto agile, molto snello, non è il tuo primo libro, ne hai già scritti parecchi, anche con introduzioni di vescovi, qui l'introduzione di padre Francesco Cavallini, però vai. Che è un amico gesuita e che ha scritto una bella introduzione nella quale racconta e spiega come potrebbe essere letto ogni pagina del Vangelo. Io ho uno stile che è quello narrativo, lui ne spiega un altro bellissimo che è quello contemplativo. Credo che una delle parti anche belle del libro sia utilizzare questi schemi, questo stile di leggere il Vangelo, perché questi sono 10 incontri, ma ciascuno di noi può incontrare i vari personaggi del Vangelo in tempi e modi che ritiene opportuno, anche leggendo quei testi, avendo anche un aiuto, un sussidio che lo possa stimolare. Il libro, visto che il tempo sta finendo, lo si trova sia nella tua parrocchia che a Giffa, sia all'Alberti, al Cobianchi, all'Edicola di Suna, e per chi è di Omegna, dalla amico Bruno che ha la macelleria, che è sempre disponibile e generoso. Sempre a Omegna. E costa solo 10 euro, che è un prezzo giusto per questo testo, poi se qualcuno vuole lasciare un'offerta in più deve sapere che tutto andrà in beneficenza e motivi di beneficenza ne abbiamo, ahimè, purtroppo tanti, che ci suggerisce la quotidianità. Quindi il libro, i personaggi, 10 euro, i luoghi dove trovarlo anche direttamente a Cesara per chi è più legato al Cusio oppure a Omegna. Intanto diciamo grazie a Don Angelo, perché quando ci sono tempi così faticosi come questi, Don Tonino Bello diceva, in tempo di tempesta bisogna conservare la semente,
E io credo che in questi tempi di guerra, di odio, di insulti, di linguaggi, eccetera, che offendono, abbiamo bisogno di nutrire lo spirito con qualcosa di più profondo. Quindi grazie Angelo. Intanto invitiamo a cercare questo libro. Ascoltiamo sempre con alle spalle, in quel caso il mare davvero, il presidente di Pascristi, che in questi giorni era a Catania, e vediamo che cosa ci dice. Buon pomeriggio, amiche e amici carissimi di Pascristi. Un buon pomeriggio che vi giunge dal porto di Catania, dove sono arrivato qualche momento fa per incontrare il punto pace di Catania per una due sere sul tema appunto della pace, con questo bellissimo titolo, un'espressione a voi nota, a noi nota: osare la pace. E non potevo non venire qui, nel porto di Catania, perché alle mie spalle, se vedete bene, c'è la SOS Humanity, che porta alla nostra attualità quello che è accaduto in questi giorni, con ancora il dramma della immigrazione, donne, bambini, giovani, uomini, a cui veniva impedito di scendere a terra. Bellissimo oggi anche il titolo di Avvenire, tutti giù per terra. E così la, diciamo, il lieto fine con cui si è conclusa questa vicenda, che ha riportato ancora una volta alla nostra memoria, passato un po' più recente, ma sempre, ecco, di una visione ancora che non si apre alla fraternità, non si apre all'accoglienza, non si apre al soccorrere queste persone che fuggono dalla guerra, dalla fame, dalla violenza, dalla mancanza di futuro. È un'umanità che invoca continuamente SOS, lancia SOS in continuazione. Noi non possiamo non ascoltare questo grido di aiuto e vederli paragonati, questi nostri fratelli, sorelle, bambini, con espressioni davvero disumane, carichi residuali. È stato davvero, ancora una volta, tornare ad una visione così disumanizzante del dramma che i migranti stanno vivendo. E allora la conclusione, diciamo così, umana che è stata presa non può che rallegrarci, e che sia davvero un... questa deve essere la prospettiva, la visione dell'Italia, dell'Europa, del mondo. E poi, proprio il porto di Catania ci suggerisce anche un'espressione forse un po' provocatoria, no? Io stesso sul mio stato WhatsApp non ho mai cambiato, ho tenuto queste parole: apriamo i porti. Sì, i porti li dobbiamo aprire, ma dobbiamo anche chiudere i porti a tutto ciò che indica un traffico militare di armi. E in questo senso, il 19 di novembre, sabato pomeriggio, al porto di Napoli, ecco, Pascristi e la diocesi tutta si ritroveranno con tante associazioni per dire appunto che noi vogliamo porti aperti all'umanità, ma porti chiusi a tutto ciò che va contro l'umanità, in primis la guerra e in primis il disprezzo verso coloro che per tanti motivi fuggono appunto in cerca di una migliore dignità della loro persona. E quindi con questo augurio chiudo questa mia riflessione. È davvero l'iniziativa del 19 novembre si chiama Fari di Pace. E allora, ecco, immagino che questa umanità nostra sia piena di tanti fari verso cui orientare tutto una costruzione di un mondo nuovo nel segno della fraternità e della pace. Shalom
Salam. Buon pomeriggio a tutti. Sì, allora grazie a Don Angelo e grazie al presidente di Pascristi, il vescovo Giovanni Ricchiuti, che ci ricorda quello che abbiamo vissuto al porto di Catania e che abbiamo motivo di temere si ripeterà più volte, perché se la valutazione, il criterio con cui vivere e affrontare le situazioni faticose e pensare alle persone migranti è quello di trattarli come carico residuale, c'è da essere davvero preoccupati, davvero tanto. E allora Don Giovanni Ricchiuti, il vescovo, ci ricordava come i porti devono essere chiusi davvero alle armi. Ancora in questi giorni gli amici portuali di Genova ci ricordavano come da Genova passano navi cariche di elicotteri, strumenti di guerra, missili, proiettili, esplosivi che vanno a rifornire luoghi di guerra, e loro in coscienza dicono: no, io non posso portare a casa il pane quotidiano ai miei figli lavorando al porto, caricando o scaricando strumenti di morti. Allora davvero porti chiusi alla guerra, alla morte, porti aperti alla vita. Poi ci rendiamo conto che in questi mesi di guerra in Ucraina abbiamo ospitato in Italia, se non sbaglio, 150.000 persone provenienti dall'Ucraina, e abbiamo visto che c'è stata molta disponibilità. Adesso si cavalca, credo per motivi molto politici e anche per grossi interessi con la Turchia, con altre cose, con la Guardia Costiera Libica, e poche decine di migranti sembrano diventare il problema numero uno, così come sentiamo dichiarazioni sul reddito di cittadinanza, quando giustamente i carabinieri o la polizia scovano i furbetti, scovano qualcuno che lo prende senza avere diritto, si esalta e si dice: vedete che il reddito di cittadinanza è una truffa. Ecco, che si possa migliorare non c'è dubbio, ma domenica è la giornata, la sesta giornata mondiale dei poveri voluta dal Papa, domenica 13 novembre. E allora pensare che i problemi in Italia siano dovuti ai poveri, siano migranti o che hanno bisogno di aiuto, sia dovuto a quelli che fanno la fila alla Caritas, è davvero qualcosa in malafede. Quando chi è ricco, chi è potente, chi ha interesse nelle fabbriche di armi, chi guadagna migliaia e migliaia di euro al mese, riesce a convincerci che i problemi che abbiamo sono causa dei poveri, hanno davvero raggiunto il loro scopo. Allora noi ci salutiamo qui, ci auguriamo di vivere una buona domenica con la giornata mondiale dei poveri. Magari domenica prossima, la settimana prossima, parleremo un po' più con calma anche della manifestazione che c'è stata a Roma sabato scorso. A nome anche di Don Giorgio e di Don Angelo, arrivederci a venerdì prossimo.